Da ieri il comune ha chiuso il tratto di strada davanti alla scuola elementare Noi Lucidi. La riapertura al traffico è prevista per venerdì. Adesso l'ultima settimana per completare le rifiniture del mando d'asfalto, il cordoletto imprefabbricato al centro della carreggiata per evitare la sosta in doppia fila e tutte le opere di rifinitura. Faremo già le inquadrature per le nuove alberature che stiamo valutando se metterle subito. Una tipologia di piante si possono mettere subito, però abbiamo scelto alcune piante che hanno un radicamento in profondità. Quali sono queste piante? Stiamo vedendo sono due tipologie che un attimino i tecnici stanno valutando, però devono essere messe a ottobre, però diciamo tutte le predisposizioni per la piantumazione verranno fatte in questa fase, dunque entro sabato i lavori saranno sull'asse diciamo, di fronte alla Noi Luci verranno completati e tutto l'aspetto viario con la segnaletica nuova. In corso anche i lavori per la realizzazione della rotonda davanti alla scuola media d'Alessandro. Abbiamo finito tutte le opere diciamo, della palificata, della base di fondazione. In settimana inizieremo diciamo, il muro in cemento armato che sorreggerà tutta la parte di ampliamento della nuova rotonda. Dunque, diciamo, i lavori diciamo, che possono creare dei problemi alla scuola, quelli più rumorosi, sono stati terminati. Dunque, adesso lavoriamo con un attimino più calma e poi vedremo un attimino la fase superficiale, che è la più delicata a livello di traffico, come coordinarla insieme alla scuola e insieme al comando dei vigili urbani. Vanno invece in via di conclusione, ma piuttosto lentamente, i lavori della rotonda di Cartecchio. Mancano l'appello fondi regionali. Ho avuto l'incontro la scorsa settimana con la regione, manca un nulla osta alla regione per l'utilizzo e il ribasso, perché lì non era, diciamo, nella fase progettuale non era previsto il verde, alcune opere di rifinitura, avevamo chiesto una perizia di variante. Purtroppo la regione da circa 8 mesi che ha fermo questa pratica, però diciamo, il nuovo direttore che è stato nominato dal presidente D'Alfonso, che ho sentito la scorsa settimana, ci ha promesso che sbloccava questa pratica.